e magari ecco, fare una mia storia un po' più dettagliata di quello che ho detto io. Sì, no. Grazie. Beh, il sindaco ha già sintetizzato il periodo, insomma, rientro un po' più nello specifico. Come detto, inizia il 18 novembre 2020 e si chiude con quest'atto che è del decreto del 6 febbraio 2024. Quest'atto è ufficiale, quindi adesso tutto quello di cui parliamo lo troverete comunque nell'atto citato, dove hanno fatto tutto l'excursus, e il documento sarà pubblicato sul MUR regionale, quindi sarà disponibile. Quindi adesso, concluso il procedimento, possiamo anche parlare di tutto quello che è successo, in sintesi, il sindaco l'ha già anticipato. E il 18 novembre 2020 c'è stata la prima conferenza di servizi convocata dalla Regione in forma sincrona. Cosa vuol dire? Vuol dire che si raccoglievano solo i pareri degli enti e poi uno si esprimeva e la Regione chiudeva il procedimento. Noi abbiamo chiesto subito la forma in presenza, invece, vista l'importanza del tema. E in più, cosa che non è prevista, abbiamo chiesto la partecipazione delle USL. Questo perché abbiamo subito capito che ci potevano essere dei problemi di salubrità. La conferenza, inoltre, abbiamo subito mandato delle richieste di integrazione sia alla ditta che agli enti coinvolti per sollevare alcuni problemi che poi sono quelli che abbiamo portato in tutte le conferenze. E l'11 febbraio c'è stata la prima conferenza di servizi, che era una conferenza istruttoria, l'11 febbraio 2021, e si è chiusa con un rinvio del progetto, anche perché oltre a noi ARPAB e Vigili del Fuoco volevano dei chiarimenti. In agosto 2022 la ditta ha presentato un nuovo progetto, un nuovo layout, dove il progetto era sostanzialmente lo stesso, però era stato in qualche maniera rovesciato per una questione di distanza, insomma. E c'è stata poi una riunione tecnica, sempre con la Regione. Il 30, vado proprio in sintesi perché non dico tutti i passaggi che abbiamo fatto noi, perché ad ogni comunicazione noi rispondevamo subito sollecitando delle cose. Il 30 gennaio è stata fissata una nuova conferenza, che era quella decisoria, 2022, poi per una serie di ragioni la ditta ha chiesto uno stop, ci sono stati dei problemi di assenza di personale, insomma la Regione ha rinviato fino alla famosa riunione della conferenza decisoria del 4 maggio 2022, a cui c'era il sindaco comunale, che si è conclusa con il parere favorevole degli enti, la Regione e tutti gli altri, e con il nostro parere contrario. Esatto, supportato all'ASC, però non si esprimeva perché non aveva diritto di voto. E in quella sede noi abbiamo fatto rilevare questa problematica del piano gestione a rischio alluvioni, di cui la Regione non aveva tenuto conto. È tutto scritto nell'istruttoria, insomma. Allora la Regione ha voluto comunque approvare il progetto subordinandolo all'acquisizione di questo parere del bacino agroalimentare. E successivamente il bacino distrettuale, interpellato dalla Regione, si è subito espresso negativamente in quanto non c'era la documentazione necessaria. E qui parliamo del 26 luglio 2022. E allora la ditta ha chiesto alla Regione una proroga per poter predisporre tutta la documentazione necessaria, che è una documentazione abbastanza complessa. La Regione ha dato un termine di 240 giorni alla ditta e arriviamo a maggio 2023-12, dove arriva il parere negativo dell'autorità di bacino. E quindi, come abbiamo detto, il 10 luglio è stato predisposto l'articolo 10 del 241,
il prefetto di Mineco, il 20 luglio la ditta ha mandato le memorie alla regione, poi si è aperto quel periodo di attesa per avere la risposta, durante il quale comunque noi abbiamo sollecitato più volte, e fino ad arrivare appunto alla conclusione di oggi. Ecco, non ho molto da aggiungere sulle ragioni tecniche, nonostante noi avessimo trovato diverse cose, quella che poi ha fatto la differenza è stata il parere negativo dell'autorità del bacino orientali rispetto alla rischio grave. Devo aggiungere che, come abbiamo detto già nella prima conferenza, cioè quella del 2021, noi avevamo già sollevato dei dubbi sul rischio idraulico, nonostante non ci fosse la normativa. Questo perché comunque la zona presentava, cioè ci chiedevamo questo visto la dimensione di impianto. Poi di fatto la novità del piano approvato nel dicembre 2021 ha confermato che di fatto c'era questo rischio idraulico, e quindi con le conseguenze che potete immaginare su una centrale di questa dimensione. Grazie Federico per la tua puntuale spiegazione.